Non passa il tempo del dolore, rimane fitto, si acuisce la notte nel pensarti, amico mio. Nessuno dei due conosceva la lingua dell'altro, ma la poesia scorreva fra le mani, gli occhi e la memoria. Ogni frase veniva compresa, così che l'arabo mi appariva facile, e a te l'italiano ancora di più. Nessuna meraviglia se dell'Italia sapeva molto più di noi, la storia, la religione e quella che era la letteratura. Amiamo la letteratura, scrivevi, ripetendolo all'infinito. Riscrivevi brani di Giuseppe Savio nelle due lingue affinché anche il nemico potesse capire, erebo, ebreo o arabo che fosse. Andartene così, la tua forza non bastava e maligno non era solo il male, troppi nemici stavano appostati. Eppure non conosco la lingua, ma quella gelosia era descritta nei tuoi versi che restano e resteranno per sempre. Nulla che rimanga se non la sublime poesia e le dita che sfogliano ancora pagine mentre si avvicinano l'insonnia e il delirio di ogni notte quando sulla panchina torno a vivere l'attesa, solitario e libero come un gatto. For Naim Araidi. The time of morning is not passing. Intensity lingers, increasing at night. As I think of you, my friend, we couldn't speak each other's language, but poetry was flowing through our hands and eyes and memories. Every sentence was understood anyway, so that your Arabic seemed easier for me to comprehend. And my Italian for you even more so. No wonder if you knew Italy, my country, better than myself. Its history, its religion, and what its last literature was like. We adore literature. You used to write me, reiterating it tirelessly. You used to rewrite Giuseppe Savio's lyrics in both languages so that even the enemy could understand them, no matter if Jewish or Muslim. Departing like this, your strength wasn't enough and evil wasn't the suffering alone. Too many enemies lying in wait. Even though I don't know your language, that jealousy was described in your verses, which remain and will always stay with us. Nothing is left but your sublime poetry and the memory of your fingers flipping through pages, still while insomnia and delusion approach me every night as I return to live on hold as solitary and free as a cat. Grazie. La registrazione, quindi non so. I want to say what I usually asking myself. Voglio dire quello che generalmente io chiedo a me stesso. Why we are writing poetry? Why they have music? Why they paint? Perché noi abbiamo dentro la poesia e la scriviamo? Allo stesso modo, perché loro suonano la chitarra? Perché le persone dipingono? And I ask myself usually, is this rhythm, rhyme, rhythmus, yeah? Is this lyric exist in the nature and they go to bring it here and to put it in together today? Questo ritmo, per esempio, che loro stanno producendo, che loro stanno suonando con le loro chitarre, esiste in natura? È un ritmo che esiste in natura? Loro fanno, loro lo colgono, lo mettono insieme e ce lo porgono con le loro chitarre? Is what brought me here now today after the canceling of Ryan Air? Quello che mi ha portato qua dopo quello che è successo con Ryan Air? These are not so easy question to answer. Tutto questo non sono domande semplici alle quali trovare una risposta. But I think that there is some power in nature, in the world, in our life. Ma penso che comunque c'è un potere nella nostra vita, nel nostro mondo, that bring us everywhere, che ci porta in ogni posto. And we cannot resist.
e noi non possiamo fare resistenza a questo potere. I think Beppe said today something about the Italian people, the 95% and the 5%. Allora, voi dovete sapere che oggi pomeriggio Beppe ha detto una cosa molto interessante, ha detto che il 95% del popolo italiano non sa fare niente, però ha un bellissimo lavoro e prende molti soldi, quindi ora Naim vuole fare riferimento a questo pensiero di Beppe. But this 5% equal to the 95%. L'altro lato del pensiero di Beppe era che il 5% della popolazione italiana sa fare moltissime cose, però non ha un lavoro, non è ben pagata. E Naim vuole dire che quel 5% è uguale a quell'altro 95%. It gave me the answer for meantime. E questo paragone gli dà la risposta allo stesso tempo. This 5% is the balance for the 95%. Questo 5% è la bilancia per il resto, per l'altro 95%. So all of us, people who write poetry or music or painting or sculpture, we are trying all the time to bring the balance for the world. Quindi tutte quelle persone che fanno arte, quelli che suonano, quelli che dipingono, quelli che fanno sculture, cercano di prendere questo equilibrio da quel 5% e di farlo loro e di restituirlo elaborato con la loro arte. So my students used to ask me in the past, What's that justice? I suoi studenti gli chiedevano nel passato, quando era insegnante, che cos'è la giustizia? People used to think that justice is to have to be the people, all the people need to be equal. Il più delle persone pensa che la giustizia sia una materia di uguaglianza, che tutte le persone devono essere uguali. No, justice is not equal. La giustizia non è uguale. It's the balance. La giustizia è la bilancia. Balance of the world, of human being, of the nature, of creature, of between human being and God. This is the balance. La bilancia la puoi trovare nella natura, all'interno dell'essere umano, e comunque la bilancia è il rapporto che c'è tra l'uomo e Dio. If we think that justice is equal, so God is not justice. Se noi pensiamo che la giustizia sia uguale per tutti, allora Dio non è giustizia. So that's why he created this nature and this people. Some of us are wise, some of us are stupid, some of us are rich, some of us are poor. So what is the justice? It's the balance. Dio ci ha creato tutti diversi, chi povero, chi ricco, chi ha un difetto, chi invece ne ha più di uno, chi non ne ha. Quindi questa non è la giustizia, questa è la bilancia. When I was professor in Israel, and I'm not Jewish, and I wrote Hebrew, and many of the Israeli Jewish people don't know the Bible. Quando era professore, lui non è un ebreo, quando ho cominciato a scrivere in ebraico, molte persone hanno pensato che lui prendesse delle cose dalla Bibbia. And I used to teach Jewish students the Bible and the Hebrew literature. E lui comunque insegna agli studenti dei passi della Bibbia e la letteratura ebraica. And when I write in Arabic and used to teach Arabic literature, I know the Quran more than the Muslims. E lui, che non è musulmano, quando insegna gli arabi e insegna letteratura araba, conosce il Corano più dei musulmani. And I am not Jewish, not Christian, not Muslim, but I have the whole. E lui non è cristiano, non è musulmano, non è ebreo, ma li ha tutti. Because I feel that I want to make this balance between. Perché lui sente che vuole fare da bilancia fra queste diversità, fra queste diverse culture e religioni. When I write about Jesus Christ, I'm not Christian. Quando lui scrive di Gesù Cristo, lui non è cristiano. But for me is symbol of balance. Ma per lui è un simbolo di bilancia. And my poetry is full of Judaism, Islam, Bible, Christianity, full of all these things. E la sua poesia è piena di cristianesimo,
piena di Dio, è piena di qualunque altra religione che lui conosca e che ha fatto sua. This is the Druze religion, not only the monotheism of Judaism, Christianity, Islam, but its mixture between all of this and Hinduism and Greek philosophy. That's difficult. This is the mixture. Allora, lui dovete sapere che è un druso e quindi la religione drusa mette insieme tutte quante queste religioni di cui abbiamo parlato e le rende una cosa unica, mette insieme tutto quanto. For us, Socrates is a prophet. Sì.